come si fa a coinvolgere gli studenti nel lavoro in classe? Il cooperative learning è un vero e proprio approccio educativo, molti sono gli autori, moltissime le tecniche cooperative. Ci occuperemo specificamente dell'approccio di un autore che è Spencer Kagan. Per la sua modalità estremamente pratica, operativa, focalizzata sui risultati, costituisce un approccio al lavoro di gruppo in classe che con una certa facilità può essere utilizzato da tutti. Ragioneremo da un lato su quelli che sono i principi del lavoro di gruppo e su che cosa va fatto da parte dell'insegnante nella fase di organizzazione. Quali sono i dettagli che occorre curare affinché un'attività didattica cooperativa riesca a funzionare? Noi lo faremo assieme con un insieme di considerazioni naturalmente di carattere teorico, ma anche con delle esercitazioni che faremo insieme. L'obiettivo è quello di rendervi capaci di utilizzare alcune delle tecniche che Spencer Kagan considera essenziali per poter far funzionare una classe in modo cooperativo. Vi aspetto.